Carissimi fratelli, carissime sorelle, il tema della riflessione d'oggi è non seguite lo spirito del mondo. Abbiamo affermato che credente cristiano sia consapevole che lo spirito di Dio guida la sua anima, riempie il suo spirito. E attraverso il suo spirito coinvolge l'anima, il corpo e attraverso di noi coinvolge anche tutto il creato. Parliamo dello spirito del mondo, ma prima dobbiamo renderci consapevoli che oltre spirito che c'è in noi, nel singolo, c'è lo spirito anche collettivo. Anche la Santissima Trinità ha lo spirito trinitario. È una interazione delle tre persone della Santissima Trinità. Allora una coppia, una famiglia, un popolo, una nazione hanno il loro spirito. Così anche il mondo della terra ha il suo spirito, che è diverso da quello dei pianeti di alto universo. Lo spirito del mondo, del nostro mondo, possiamo comprenderlo soltanto se andiamo alle origini del mondo. L'umanità della Terra ha fatto l'alleanza con Lucifero. E le conseguenze sono state disastrose per l'umanità e per le creature. Prima di Gesù Cristo le tenebre avvolgevano la terra, percorrendo quello che abbiamo spiegato nel libro L'universo e i suoi abitanti. Dio sin dall'inizio ha cercato di riportare l'uomo alla sua originalità. Era molto difficile perché Dio doveva rispettare la libertà dell'uomo e l'uomo era nelle mani di Satana. Allora, come sappiamo, Dio ha inserito in questo mondo, in questa popolazione, anche le anime che erano destinate a vivere sui pianeti dell'alto universo, perché hanno dato la risposta a Dio di incarnarsi sulla terra per aiutare questa popolazione. Allora, dalla Sacra Scrittura sappiamo primi giusti patriarchi, poi in modo particolare Abramo, poi Mosè, poi Dio ha scelto un popolo, popolo Israele, gli ha dato la rivelazione di vero Dio, gli ha dato le leggi e anche un dono dei profeti. Vediamo che cosa ha fatto Dio in questo popolo. La cosa più importante che Dio ha fatto attraverso Israele è stato quello di tenere viva la memoria del Messia, della venuta del Salvatore. Dopo il peccato originale, Dio ha promesso un Salvatore e tutti i popoli hanno sentito, tutti i nostri progenitori, i progenitori di tutta l'umanità, hanno sentito questa promessa. Ma in molti di loro la memoria si è spenta su questo pianeta completamente, tranne che nel popolo di Israele, che attendeva il Messia. Per questo ha ricevuto attraverso Mosè la legge, ha ricevuto i profeti, ha ricevuto tutte le promesse e tutta l'istruzione necessaria affinché fosse pronta ad accogliere il Messia.
la cosa peculiare del popolo di Israele, che al contrario di tutti gli altri popoli che servivano una miriade di idoli, che poi alla fine erano demoni sotto le sembianze di questi dei, Israele serviva un Dio uno, un unico Dio creatore del cielo e della terra, e serviva solo questo Dio. Con la venuta di Gesù abbiamo conosciuto Dio Padre, abbiamo conosciuto lo Spirito Santo e la Chiesa ha ricevuto la grazia nella Pentecoste a portare avanti l'umanità della terra verso Dio Padre attraverso il Figlio Gesù Cristo nello Spirito Santo. Il passaggio è sempre attraverso Gesù Cristo. Sono passati 2000 anni e già dall'inizio il popolo si è staccato da certi progetti di Dio, popolo della Chiesa. Non voleva prendere in considerazione l'esistenza degli uomini nell'universo, in modo particolare l'esistenza degli uomini fedeli a Dio dall'origine dell'universo. Dio attendeva. Con l'inizio del terzo millennio, come vi abbiamo spiegato, Dio ha dato una grazia di dare gli strumenti straordinari per riprendere il suo popolo, sollevare il suo popolo. Vi abbiamo spiegato che c'è un resto del popolo che ha aderito sulla terra a questo progetto, è inserito nella Chiesa di tutto l'universo. Ha fatto una stretta comunione con gli strumenti straordinari, ordinari e con tutti i figli di Dio dell'universo, un legame che nessuno può più abbattere. Ora Dio richiama i cristiani, in modo particolare, ma tutti i figli della terra, di aggregarsi al popolo nuovo. Che vuol dire tutti quei progetti che vi abbiamo spiegato e rispiegato perché i tempi sono seri. Ascoltiamo un breve brano dal libro Oltre la Grande Barriera. Il passo che leggeremo è tratto da un messaggio dello Spirito Santo del 27 agosto 2003. Lo trovate a pagina 25 del libro Oltre la Grande Barriera. In questi tempi siete invitati più che mai ad entrare nel vortice della Santissima Trinità, cioè a lasciarvi toccare in ogni momento da me, per essere da me ricondotti al Padre e al Figlio. In ciascuno di voi agisce il vortice trinitario e la vita è in voi. Io riproduco in ciascuno quello stesso moto perpetuo che genera costantemente la vita e respingo da voi il vortice satanico. Satana cerca in tutti i modi di attirarvi nel suo vortice ed io lo respingo nel suo stesso vortice affinché annulli se stesso. Così, attraverso coloro che si donano a Dio, posso annientare la morte in molte anime. Vi abbiamo detto nelle nostre conferenze che oggi ci troviamo nella battaglia cosmica tra gli spiriti. Da un lato c'è Gesù Cristo che vuole ricapitolare in sé e portare al Padre nello Spirito Santo tutti i figli di Dio, tutti quanti sono di buona volontà. C'è dall'altra parte Lucifero, che contrasta questo programma e
è pronto a distruggere se non può contrastarlo. In quest'anno, in cui celebriamo il 100° anniversario delle apparizioni della Madonna di Fatima e le sue rivelazioni, noi ci troviamo in una situazione che in mezzo a noi sta il profeta falso, sta l'anticristo e operano in questo mondo, anche se ancora sono nascosti. Allora il richiamo per tutti i cristiani, per tutti quanti sentono questo richiamo, vogliono sentire questo invito. Gesù porta decisamente i suoi figli a essere ricapitolati in Lui e li porta nello Spirito Santo, nella creazione nuova. Allora due prospettive per l'umanità sono due scelte, da una o dall'altra parte. Leggiamo per la nostra scelta un brano della lettera agli Efesini di San Paolo, che già allora San Paolo parlava ai cristiani, e queste parole possono servirci a discernere. Il capitolo 5 della lettera agli Efesini, versetti dall'1 al 9. Poiché siete figli di Dio, amati da Lui, cercate di essere come Lui. Vivete nell'amore, prendendo esempio da Cristo, il quale ci ha amati fino a dare la sua vita per noi, offrendola come un sacrificio gradito a Dio. Di impurità, vizi e immoralità di ogni genere, voi non dovreste nemmeno parlare, perché non sono cose degne di voi che appartenete a Dio. Lo stesso vale per tutto ciò che è sciocco, volgare ed equivoco. Sono cose sconvenienti. Piuttosto dovreste continuamente ringraziare Dio. Sappiatelo bene, i depravati, i viziosi o gli avari, l'avarizia è un modo di adorare gli idoli, non troveranno posto nel regno di Cristo e di Dio. Non lasciatevi ingannare da ragionamenti senza senso. Sono queste le colpe di chi non vuole ubbidire a Dio e perciò si tira addosso la sua condanna. Non abbiate niente in comune con questa gente. Un tempo vivevate nelle tenebre. Ora invece, uniti al Signore, voi vivete nella luce. Comportatevi dunque da figli della luce. Bontà, giustizia e verità sono i suoi frutti. Aggregazione al popolo nuovo, aggregazione ai progetti di Dio e aggregazione alla vita nello Spirito Santo, che ci conduce a Gesù Cristo e con Gesù Cristo al Padre. Vi abbiamo spiegato nel libro L'universo e i suoi abitanti, che 1966 è formata la Confederazione Interplanetare, Confederazione della Luce, secondo il desiderio di Lucifero, tra diversi pianeti. Non possiamo in questa sede parlare a largo, ma le conseguenze vediamo. Ogni giorno suicidi, le donne uccise, gli uomini uccisi, terrorismo, confusione, disperazione per il futuro, guerre di ogni tipo, finanziario, del mercato, delle armi. I psicologi sottolineano che le generazioni nuove sono vuote da di dentro. Perché sono vuote da di dentro?
perché manca lo Spirito Santo in loro. Hanno fatto scelte altre, che hanno svuotato le loro anime. San Raffaele ha detto: l'uomo usa io, ma non esiste io. Esiste spirito dell'uomo dentro, che è segno della identità di quella persona. Se manca lo spirito di Dio nelle persone vuote, allora sono preda dell'anticristo e dei suoi seguaci. A pagina 238 e seguenti del libro L'universo e i suoi abitanti sono elencate alcune delle strategie elaborate dalla Confederazione della Luce. E ve ne leggo brevemente i punti essenziali. Innanzitutto, lo scopo di questa Confederazione della Luce è quello di fondare, consolidare ed espandere nell'universo il regno delle tenebre, a capo del quale sta Lucifero. E questo regno dovrebbe rovesciare Dio dal trono e dominare l'intera creazione. Questo è lo scopo che persegue la Confederazione della Luce. Sulla Terra voi sapete che la Confederazione della Luce ha i suoi rappresentanti negli Illuminati, che da tempo hanno elaborato diverse strategie. Allora, la Confederazione della Luce comunque su tutti i pianeti ha diversi rappresentanti e sulla Terra sono gli Illuminati, che hanno da tempo elaborato molte strategie che ora in questo tempo voi potete vedere più da vicino. Il primo punto è stato sempre quello di una progressiva riduzione della popolazione mondiale, perché ovviamente meno individui esistono, più è facile controllarli. E qui le soluzioni degli Illuminati sono molteplici, lo vediamo, fame, malattie, guerre, eccetera. Al secondo posto sta il controllo mentale delle masse, e da tempo sono state sviluppate sulla Terra molte tecniche per poter orientare il pensiero della massa verso quelli che sono gli scopi della Confederazione, gli scopi che vengono perseguiti sulla Terra dagli Illuminati. Tanto che sulla Terra c'è una vera e propria opera di seduzione delle masse, e questo voi lo potete vedere attraverso i mass media. Poi al terzo punto sta il controllo sul comportamento degli individui, che poi si esplica in una raccolta di dati. Oggi in modo particolare questo avviene grazie soprattutto ai social network. Ma ancora abbiamo l'imposizione dei modelli e degli stili di vita che sono pericolosi, pensate agli sport estremi o altre cose che vedete, attraverso i quali viene spinto l'individuo proprio al disprezzo della vita, alla perdita della vita. E poi ancora il progressivo spegnimento della coscienza. Allora, lo scopo è quello di addormentare gli individui. La Confederazione vuole una massa di gente che non pensi, che non abbia una coscienza, che non si ponga domande. Infine, e questo è proprio evidentissimo, la profanazione del pianeta Terra, quindi tutti questi disastri ambientali che vengono provocati ad arte, perché l'odio di Lucifero è anche l'odio verso la creazione. Colpendo la creazione viene colpito indirettamente l'uomo, viene colpita la popolazione della Terra. Sulla Terra sempre di più sono presenti valori eterni. La dimensione escatologica non si ricorda tanto neanche dai sacerdoti. Il popolo non è indirizzato verso la realtà che ci attende, e Gesù ha detto con chiarezza: tempo finirà e inizierà tutto nuovo. Sulla Terra oggi diventa tutto relativo. Sulla onda della logica umana, quello che è bello, piacevole, non c'è resistenza al male, perché non si conosce peccato. La coscienza addormentata non si trova davanti alla responsabilità del male, non lo combatte,
Se noi manchiamo allo Spirito Santo, cosa possiamo fare? Con le reazioni umane, con le lotte umane, con le discussioni, non possiamo fare niente. Quando Gesù ha mandato gli apostoli nel mondo, ha dato loro lo Spirito Santo, che annienta veleno, serpenti, le malattie, vince la morte. Allora siamo chiamati a svegliarsi in questo tempo. Se guardiamo quello che sta succedendo oggi sulla terra, possiamo vedere che domina l'egoismo. Cioè l'uomo ha posto al centro se stesso le sue esigenze che vuole perseguire ad ogni costo, non importa quali siano le conseguenze. E questa è proprio una mentalità satanica. Lucifero, i demoni spingono verso l'egoismo le persone. Sapete che il motto dei satanisti è «fa ciò che vuoi». Allora questa diventa una legge assoluta per cui l'uomo segue la legge dell'egoismo. Così facendo viene spinto verso il peccato, va verso il peccato inevitabilmente e diventa schiavo del peccato, perché allora i suoi comportamenti sono comportamenti viziosi, sono comportamenti perversi e questa diventa una legge che nessuno può più abrogare in nessun modo. Allora cosa può salvare l'uomo? Che cosa può far tornare indietro l'uomo da questa situazione di peccato? Soltanto una vera e profonda riconciliazione con Dio, con le sue leggi di amore, di bontà, quello che diceva San Paolo, il frutto della luce, bontà, giustizia, verità. Questa riconciliazione non può avvenire se non per mezzo di Gesù Cristo, che venendo sulla terra, morendo e risorgendo, ha reso possibile all'uomo una riconciliazione piena con Dio. E questa è, diciamo, l'unica cosa che ancora oggi può strappare l'uomo da questo peccato. C'è un inganno anche nei cristiani. C'è un ragionamento: se viene Anticristo lo vedremo. Possono essere soltanto racconti per i bambini. Oppure, Anticristo combatteremo quando lo vedremo. Non è così. In tutte le spiegazioni vi abbiamo detto che il popolo di Dio, risvegliando le coscienze, rivela la presenza di Gesù Cristo. Rivelando la presenza di Gesù Cristo, viene riempito dalla potenza dello Spirito Santo. E questo costringe Anticristo, falso profeta, di uscire fuori. Le coscienze addormentate si affogano in una tazza di caffè, o si uccide un ragazzo per una bibita, come abbiamo sentito in questi giorni. Si perde nella quotidianità e qui dobbiamo risvegliarci. Siamo arrivati al punto di scegliere o Anticristo o Gesù Cristo. Tra queste due scelte evidente, e lo vediamo, maggior parte dell'umanità è né di qua né di là. Non ha scelto nulla. Non inganniamoci. Scelta sarà effettuata. Gesù Cristo non permetterà tempo all'infinito, perché farebbe male per i figli di Dio. Chi sceglie nulla è già nelle mani di Anticristo. Come un serio ammalato con grave malattia
che non vuole prendere le medicine, è destinato alla morte. Allora vi invitiamo in questa settimana che è davanti a noi, Settimana Santa, a guardare Gesù Cristo faccia a faccia. Vedere i propri peccati e chiedere perdono, naturalmente con la decisione di cambiare la vita. È l'unico passaggio perché potete celebrare la Pasqua. E dipende dalle vostre scelte come possiamo proseguire dopo la Pasqua. Come sarete disponibili? Disponibili a essere guidati dal Signore risorto, come sono guidati gli Apostoli? O dopo la Pasquetta sarete addormentati? Vi invitiamo a scegliere Gesù Cristo, consapevoli che partecipazione ai riti non vi libera, ma incontro con Cristo vivo e partecipazione alla sua vita da Redentore vi porterà alla risurrezione. E io vi benedico per questi giorni sacri che saranno davanti ai vostri occhi. Molti di voi frequenterete le chiese, parteciperete ai riti. Io vi benedico perché lo Spirito Santo vi guidi a Gesù Cristo vivo, come ha guidato le donne al sepolcro e l'hanno trovato vivo. Perché siate indirizzati a incontrarlo vivo, che Lui risorga nelle vostre anime, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.